Ciao a tutti da Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi e subito dopo le notizie di cinema. Guarda lì. Antonio, ti amo e sono gelosa di Marisa. È un romanzo d'amore, tesoro mio. E questa è una storia del 2000. Che sei entrato da qua. Ah, figlio. Ecco, basta. Ci siete mai stati innamorati fino a sto punto? Che la controparte dopo fa qualsiasi cosa che vuole accettare? Io sì. Madonna è nota come icona della musica pop, ma in realtà ha già infilato un piede una volta nel reame della cinepresa, e cioè nel 2008 con la commedia Filth and Wisdom. Questa volta si occupa invece di una commedia romantica storica, W.E., che ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes con discordanti critiche. La reazione al film è migliorata però a Toronto, ma probabilmente i critici erano focalizzati sulle opinioni riguardo la sua carriera da musicista pop e non magari sul film. Dopo un decennio di audience emozionata da tutto il mondo, o circa 8 bilioni di dollari nei box office globali, Spike TV ha presentato un tributo alla saga di Harry Potter, con l'aiuto dell'attore stesso Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes, cioè Lord Voldemort, agli Scream Awards 2011. Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2 ha tenuto testa con 6 premi vincenti e Radcliffe ha accettato in nome del film il massimo onore della serata, The Ultimate Scream. E per oggi è tutto. A presto da Anteprima Cinema.